Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. L'artista di cui vi parlo oggi è Medhat Shafik, nato nel 1956 a El Badari, sulle rive del Nilo. Ultimo di 8 figli, la sua infanzia è un periodo magico. Gode dei momenti conviviali con amici e parenti, ma soprattutto si incanta ad ascoltare le storie dei fratelli maggiori. Le vicende da loro vissute al Cairo si trasformano per lui in una sorta di favola. Come i suoi fratelli, anche lui si trasferisce al Cairo per studiare. E tutto ciò che ha a che fare con la creatività, pittura, scultura, poesia, lo affascina. Anche se è soprattutto attraverso le esperienze del teatro che entra in contatto con la grande letteratura internazionale. E non è un caso se, arrivato all'Accademia di Brera, sceglie di diplomarsi, oltre che in pittura, anche in scenografia. Fin dall'inizio lo caratterizza una sorta di entusiasmo, di voracità nei confronti dei linguaggi artistici che sente più affini al suo mondo. Così si confronta con Picasso, Chagall, Kandinsky, Klee. Incontra l'esperienza esistenzialista di Giacometti, l'action painting, mediata da Rauschenberg. In realtà sta costruendo il suo stile, che approda infine ad alcuni tratti distintivi. Innanzitutto una densa carica espressiva, fisica e materica, accompagnata da una sorta di horror vacui, tipica delle decorazioni orientali, tendenti a occupare tutto lo spazio disponibile. A questa espressività si alterna invece una dimensione più meditativa, quasi spirituale, dove lo spazio si dilata, tende alla rarefazione. Poi l'idea di opera d'arte in cui la narrazione del sé, delle proprie memorie, diventa parte del grande cammino dell'umanità. Inoltre, per le sue opere, Shafik preferisce utilizzare materiali scartati dalla società dei consumi: carta da imballaggio usata, assi di legno e vecchie porte provenienti da demolizioni. Raccoglie sulla spiaggia rami, sassi, pezzi di vetro lavorati e levigati dal mare, a cui lui rende una nuova dignità. Infine, il concetto molto caro a Shafik di agora, inteso come luogo di scambio di cose e di idee, all'origine della civiltà e della democrazia. Il suo intento, infatti, o per meglio dire la sua alchimia, è di far dialogare cose diverse fra loro. Shafik trasferisce questo concetto nelle sue opere. Ogni suo quadro è un punto di incontro fra culture diverse, in particolare quelle che lui ha conosciuto direttamente. Questi sono gli ingredienti della sua opera Il percorso della sceta, realizzata insieme ad altri due connazionali e premiata con il Leone d'Oro alle Nazioni alla Biennale di Venezia del 1995. Come dice il titolo, si trattava di un sentiero all'interno del padiglione dell'Egitto, costruito in mezzo a sculture in arenaria, a grandi dipinti e a materiali adagiati sul pavimento: mattoni, terrecotte, travi, ampolle di vetro e spezie, dove il visitatore passava dal buio alla luce. In tale occasione Shafik è riuscito a portare a compimento una sorta di opera totale in cui tutte le esperienze visive, tattili, olfattive, uditive erano coinvolte. Questo tratto distintivo lo ritroviamo in altre installazioni come ad esempio La Via della Seta a Como, Nidi di Luce a Spoleto e Salvando dall'Uragano al Cairo. Il successo ottenuto gli spalanca le porte ad altri riconoscimenti, come il primo premio alla Biennale del Cairo del 2003. Degno ancora di menzione è l'ambiente Provviste del Viandante, in cui sono protagoniste grandi balle colorate che simulano quelle conservate nel magazzino del padre, mercante di cotone, dove da bambino andava a giocare con i suoi amici. Nella sua opera tutto trova spazio. La favola si incontra con la storia, la memoria con la visionarietà, l'antico Egitto con le avanguardie europee del Novecento. Questi elementi si combinano su un piano metastorico, mitico, che non è una fuga dalla realtà, ma un punto di vista distaccato e critico nei confronti della nostra società. Concetto ribadito, ad esempio, nella mostra Le città invisibili. Il titolo, preso a prestito da Italo Calvino, evoca il sogno di una polis dove si costruiscono complicità fra le diverse componenti dell'umanità,
uno spazio di condivisione e di comprensione. La grande opera che vi presento oggi si intitola Rapsodia. Come si sa, la Rapsodia è una composizione formata da brani diversi accostati liberamente dall'autore. Rapsodo era, inoltre, il cantore di poemi epici dell'antica Grecia. Questa magnifica opera ben si presta ad illustrare la poetica di Medhat Shafik. Ricercando le proprie radici nella storia dell'Egitto, Shafik finisce per raccontare la storia di tutta l'umanità, nell'intento di restituire al suo pubblico un messaggio universale che a tutti parla di tolleranza e di comprensione reciproca. Anche per oggi ho terminato. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci.